Un giorno in questa caldissima giornata di mercoledì 26 giugno 2019, io Giacomo Doni sono qua a casa di Gianni Berengo Cardin, uno dei più grandi, se non il più grande narratore di storia fotografica italiana. Importantissimo il suo lavoro, Morire di classe, che per primo ha denunciato le drammatiche condizioni di vita dentro gli ex manicomi. Che dire, iniziamo a fare questa chiacchierata molto informale per capire, per vedere più da vicino la genesi di questo lavoro e scoprire qualcosa di più sulla fotografia. Gianni, Morire di classe, lavoro che è Allora, stato pubblicato, se non sbaglio, nel 69. 69 c'era la Carla Cerati che era stata incaricata dall'Espresso di fare un reportage su Basaglia e su Gorizia e siccome eravamo amici mi ha chiesto di accompagnarla. Io ho detto ti accompagno ben volentieri, ma tieni presente che poi le fotografie le faccio anch'io. Certo. Quindi divento un tuo concorrente. Sì, ha detto va bene, basta Concorrenza. che non le pubblichi prima delle mie Ok, dell'Espresso ok. e poi fanne quello che vuoi. Siamo andati, abbiamo fatto le foto. Poi Basaglia ci ha introdotto in altri manicomi, Firenze, Ferrara, Parma. Parma era occupata dagli studenti e quindi abbiamo fatto, oltre che Gorizia, in altri manicomi. Poi dopo io ho proseguito il lavoro senza la Carla, la Cerati, e ho fatto anche gli ex manicomi di Novara, di Siena, di un altro che non mi ricordo più cos'è. E quando abbiamo fatto le foto, le abbiamo portate a far vedere a Basaglia, che è stato entusiasta della qualità delle foto perché dimostravano alcune situazioni che lui combatteva. Il lavoro era un lavoro di denuncia perché già non si poteva usare la camicia di forza e veniva usata, non potevano essere legati i malati di mente a letto, venivano legati, non venivano oggi di moda i giovani raparsi a zero. Ma allora era una grande violenza che si faceva ai malati, Il tagliare i capelli, eh. e tagliare i capelli agli uomini solamente. Gli abbiamo portato le foto a far vedere, gli sono piaciute molto e io con la mia mania di fare libri. Non di lavorare per i giornali, ma fare i libri, gli ho proposto di fare un libro. Lui è stato entusiasta, ha interpellato la casa editrice Einaudi con la quale collaborava già facendo libri di testo scritti senza fotografie. All'Einaudi sono stati contenti e lui ha impaginato questo libro con l'Einaudi facendo vedere queste violenze che facevano sui malati e non solo la violenza fisica su di loro, ma anche le violenze morali, Sì, mettendo psicologica, certo. fotografie della violenza della tortura
della polizia, mettendo violenza della borghesia, la borghesia contro le classi più umili. Interessante questo discorso della E violenza della borghesia. quindi ha scelto 40 foto mie e 20 della Cerati per fare il libro. Poi il libro è uscito in Audi, è uscito in molte edizioni perché è stato un gran successo. E poi negli ultimi anni ho fatto una riedizione della Contrasto con anche le foto che erano state escluse dal Morire di Classe. Il libro, la vecchia edizione, ormai è diventato quasi un simbolo. Viene tuttora utilizzato nelle scuole di università di psichiatria Benissimo, benissimo. dagli eredi di Basaglia, i medici che hanno lavorato con Basaglia sono diventati dei psichiatri. Quella Gianni era la Per prima. l'approvazione della legge 180, Basaglia ha distribuito il libro a tutti i parlamentari e quindi i parlamentari hanno visto delle situazioni che non conoscevano, delle situazioni. Devo dire che un libro in precedenza era stato fatto da Luciano D'Alessandro sui manicomi del Sud, però non era un libro di denuncia, era più un libro di fotografia e quindi non aveva avuto questa diffusione come ha avuto Morire di Classe. Aveva un messaggio Un diverso. messaggio diverso, e anche perché l'editore Einaudi aveva una diffusione maggiore di quella Certo. che aveva fatto Luciano D'Alessandro. Non so cosa dirti, Quella è stata la prima tanto volta per te, perché. l'importanza della fotografia per denunciare queste cose è immensa, perché a parole si può dire tutto, però quando vedi un'immagine ti fa molto più impressione. Esatto. Per te era la prima esperienza dentro un manicomio. Morire di classe è stata la prima esperienza dentro un manicomio, la prima volta che entravi dentro un ospedale Sì, la psichiatrico. prima volta. È stato drammatico perché a Gorizia siamo andati prima degli interventi di Basaglia e anche dopo, quando Basaglia aveva levato i camicioni, li aveva fatti vestire con i loro vestiti normali, non rapavano più a zero. Ha fatto abbattere tutte le inferriate dai malati stessi e quindi c'era già una situazione Differente, migliore. esatto. Incominciavano a uscire dal manicomio e quindi era una situazione migliore a quella che aveva trovato lui arrivando inizialmente. Poi è stata approvata la legge 180, certo la legge 180 non era perfetta, ma per Basaglia era un inizio, poi applicandola l'avrebbe modificata, migliorata. Purtroppo Basaglia è mancato subito dopo Precocemente. e la legge è rimasta quella che è. E soprattutto con il governo Berlusconi
c'era una proposta di legge di riaprire i Me lo manicomi. ricordo. Tra modificare la legge e riaprire i manicomi, insomma, il passo è un po' lungo. E quindi fortunatamente per il momento non è stata approvata questa legge, anche Certo. perché è cambiato il governo e non si capisce che intenzioni abbia C'è questo comunque governo. sempre, diciamo, rimasto un po' la voglia di superare la 180, come se effettivamente questo aver liberato le persone ai più del potere, viene visto come una cosa da rivedere e da correggere. La figura Sì. Sì, manicomiale è poi uno strumento di potere, no? Che ha in un certo senso. sì, sì. Quindi stavo dicendo che il peggior manicomio che abbiamo fatto solo l'Italia del Nord, è stata Firenze, San Salvi. Firenze, grande città di grande cultura, ma aveva il manicomio, direi, il peggiore d'Italia. A Firenze ci avevano vietato il direttore amministrativo, il direttore medico di entrare a fotografare. E una domenica i malati stessi, facendoci passare per parenti, ci hanno fatto entrare e abbiamo fotografato. E siamo stati talmente scioccati, io e la Carla, che alla sera, uscendo dal manicomio, siamo andati in stazione per tornare a Milano e abbiamo preso il primo treno che ci capitava, che invece senza guardare, senza controllare niente, eravamo come ubriachi, siamo andati in direzione di Roma. Poi Posta. a Arezzo ci siamo fermati, siamo tornati indietro, ma viaggiando tutta la notte. Credo che è quello che mi ha fatto più impressione. E poi, mentre a Gorizia già si incominciava a stare meglio e quindi faceva meno effetto. Certo. Pensavi, prima, di varcare la soglia del primo manicomio insieme a Carla, che questo lavoro, sarebbe stato rivoluzionario? No, non pensavo, perché non sapevo nulla dei manicomi fino a quel momento e quindi è stata una rivelazione e non sapevo nemmeno se Basaglia avrebbe accettato di fare un libro fotografico. Invece Basaglia è stato entusiasta, abbiamo fatto 4 o 5 mostre in giro per tutta Italia. Mi ricordo un congresso a Venezia all'Istituto di Architettura con grandi foto stampate grandi e poi purtroppo io non ho seguito il lavoro di Trieste e dell'apertura del manicomio di Gorizia perché avevo altri impegni. E purtroppo me ne pento, ma è andata così. Poi Certo, ci credo. E poi. anni dopo, 4-5 anni fa, ho fatto invece un libro sul manicomio di Novara, Ok. che è stato trasformato dal professore seguace della scuola di Basaglia, stato trasformato in, diciamo, manicomio aperto. Molti malati hanno avuto attività lavorative. Uno ha aperto un negozio di fioricoltura, Dai. uno aperto un'agenzia di viaggi, e
Insomma, ha dimostrato il professore, che non mi ricordo chi più chi fosse, ha reinserito in questa attività questi malati. Non tutti, logicamente, alcuni sono rimasti nell'ospedale, ma come fosse un pensionato, liberi di Certo. poter uscire, uno per stanza, non più le camerate, un orto molto bello, attivo, restaurati tutti i locali. E ho fatto un libro per Silvana Editrice. C'è È un un libro molto interessante perché fa vedere fotograficamente co cosa si può fare di meglio del Certo, manicomio. si dà, diciamo che hai dato, hai sì denunciato da una parte un mondo di classe, ma sei andato anche a raccontare l'alternativa. C'è qualche personaggio, una scena che ti porterai sempre con te, che hai visto, ma sia non negativa, non per forza negativa, anche qualcosa che ti ha umanamente colpito di positivo che hai trovato dentro il manicomio? Ma direi che mi ha colpito più di tutto quando lui a Gorizia gli aveva fatto le varie camicioni, erano vestiti, diciamo, in modo borghese, normale. E mi ha fatto molta impressione perché era gente normale, non erano più erano come noi. Infatti, c'ho una foto di uno che mi accompagna in giro a fare fotografie, che mi piglia in giro, mi sfotte. Era una persona normale. Il camicione. C'è il proverbio che dice l'abito non fa. Invece in quel caso Fa il fa monaco. il monaco, fa, Esatto. perché già li vedevi con questi camicioni e ti facevano impressione. Vederli vestiti normali, si comportavano anche prima in modo normale, però il camicione Già ti dava quel senso. invece vederli normali. E poi mi hanno portato con gran soddisfazione a farmi vedere dove avevano abbattuto le grate, che loro stessi le ha fatte abbattere da loro. I Basaglia non Sì, 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 aveva sì, sì, sì. chiamato degli operai. E con grande soddisfazione, sti qua vestiti in borghese, mi dicevano: vedi, qua c'erano le grate che io avevo fotografato e adesso non ci Ci sono sono più. più. E quindi quella è la cosa che mi ha fatto più emozione, ma Certo, ha colpito in modo commosso. particolare. Senti, invece, Franco Basaglia. Che tipo era? È un tipo eccezionale, molto alla mano, molto convinto di quello che faceva. All'inizio ero in soggezione, ma poi siamo diventati amici e quindi ho lavorato benissimo con lui. E adesso volevo Ha chiederti. dovuto fare delle battaglie molto dure, Molto lui. dure. Cioè, non ha soltanto, diciamo, chiuso una struttura, ma ha C'era cercato di cambiare anche radicalmente il la modo di pensare. mentalità, Quindi è lì che diventa sì. quella battaglia, la battaglia più dura. E volevo approfittare proprio di questo di questo incontro, proprio anche per andare a parlare un po' più di fare un paio di domande proprio più sulla fotografia, ma non sul fatto tecnico, quanto proprio sulla fotografia. Oggi già ne viviamo in un mondo che è iperconnesso, come puoi ben vedere, in cui vengono prodotte, penso, più foto di quante se ne riesca a vedere realmente. Ti volevo dire, te pensi che oggi
la fotografia possa essere ancora un mezzo in grado di portare, di denunciare o di far emergere un discorso. Allora, capisco la tua domanda. Purtroppo adesso c'è inflazione di immagini. Tutti fanno immagini, la maggior parte pessime, che non dicono niente, che addirittura non si stampano nemmeno, si guardano sul computer e basta. Se per la fotografia è stato un vantaggio semplificare il poter fotografare tutti, però è stato usato male. Le foto buone sono poche, però hanno ancora un potere. Purtroppo, mi diceva un mio amico che fa il picture editor nel giornale La Stampa a Torino, alla mattina lui deve visionare dalle 2000 alle 3000 fotografie che gli arrivano sul computer. Quando ne ha viste 200, non capisce più niente e sceglie a caso. Perché non sceglie con cognizione di causa, perché ha una gran confusione in testa, forse, di vedere tutte queste immagini una dietro. No, non si vede più quando un'immagine è più potente di un'altra, e questo è male. Questo però purtroppo è dato da un numero sempre più grande di Ma sì, immagini. perché tutti, anche i dilettanti col telefonino, fotografano e mandano ai giornali per vedersene pubblicate. Foto sceme, inutili, senza senso. Però in mezzo a queste foto sceme ci sono anche de delle foto buone, efficaci, potenti. Però spariscono in mezzo a questa marea di foto. E quindi non so nemmeno come giudicare la situazione di oggi. Io fotografo ancora in pellicola, perché in pellicola gli archivi andranno scomparendo, perché col digitale si guarda sul computer e non si stampa più niente. Invece la pellicola è quasi qualcosa di concreto che rimane. E quindi niente, il mio lavoro me lo richiedono continuamente perché proprio è in pellicola. Quindi, che consiglio potresti dare a un giovane fotografo per dire che inizia ora a fare questo percorso Allora, in un mondo bulimico? Come fare per... se vuole fare reportage, se lo cava dalla testa perché non può vivere con reportage. Oggi in fotografia si lavora solo con la pubblicità e la moda, i due settori che si guadagna, ma architettura, reportage, foto d'ambiente, no, non si vive più. E quindi può fare dei lavori impegnati, però che non gli rendono niente. Certo. Può fare un lavoro professionista, può fare i matrimoni per vivere, ma le foto importanti di denuncia, di situazione, anche di denuncia, di documentazione, se le deve fare per conto suo e non pensando di viverci con quelle foto. No, certo, immagino. Mentre moda e pubblicità può guadagnare bene. Certo. Pensi che ancora oggi ci sia la possibilità di denunciare come è successo con Morire di Classe un altro fenomeno?
Ma sì, c'è qualche giovane che si applica, che paga di persona e ha delle idee un po' all'antica, diciamo, quello che facevano i grandi maestri della fotografia, da Cartier-Bresson a Sander, andando più Salgado. indietro. A Sander, gli italiani, però è un lavoro mal pagato, non pagato e limitato. Insomma, non può vivere con questo, con Certo. l'altro può vivere. Questo presumo anche perché si debba, fra virgolette, in un certo senso anche screditare, no? Se così possiamo immaginare, anche screditare una denuncia, cioè la denuncia è difficile da fare e come tale Guarda, deve andare contro la denuncia anche... che io ho fatto sulle grandi navi a Venezia, Fantastico. l'avevo offerta a 8 giornali, nessuno l'aveva accettato, non gli interessava, perché è mettersi contro i potenti. E poi la Repubblica smargiasse, finalmente l'ha accettato, ha fatto una piena pagina e da lì sono incominciate tutte le denunce, le cose, perché esisteva a Venezia un movimento no grandi navi, Sì. che però poverini strillavano, ma nessuno gli dava retta, nessun giornale gli dava retta. Finalmente con Repubblica hanno avuto una voce in capitolo con le mie foto e qualcosa speriamo ottenere. Quando hai fatto il lavoro sulle grandi navi, che L'ho in un certo senso è una fatto forma di denuncia molto forte anche quello. 4-5 anni fa. Cos'è che ti ha mosso? Ma soprattutto da ex veneziano l'inquinamento visivo. Poi tutti gli altri inquinamenti atmosferici, il movimento della sabbia del bacino San Marco, possibilità di pericoli per la navigazione e per i monumenti di Venezia. Adesso se ne parla un po' di più, ma ho l'impressione che si ottiene poco. È più Vedremo. difficile denunciare oggi, visto con l'esperienza diciamo del lavoro sulle grandi navi, che comunque è un lavoro recente, se possiamo dire. Che differenza c'è fra una denuncia fatta oggi e una denuncia fatta negli anni 70? Che cosa è cambiato? Ma no, non lo so francamente, forse negli anni 60 una denuncia anche di una violenza così forte con i malati di mente, probabilmente sarebbe anche oggi una denuncia che verrebbe ascoltata, non lo so, però oggi il pubblico in genere è molto più disattento, è molto più superficiale, molto più menefreghista. Per dire una frase, andai a un convegno sul superamento degli OPG, no? Visto che i manicomi sono stati superati nel 78, i manicomi criminali sono stati superati nel 2015. Andai a questo convegno che era a Empoli, se non ricordo male, e ci fu un intervento molto interessante dove una persona disse che la differenza che c'era fra il 2015 e il 78, quindi in questi due momenti storici di superamento, era un diversissimo ambiente culturale. Nel 78 c'era questo fermento anche della popolazione di veder superare. Beh, il 68, che ne dicano, è stata una grande rivoluzione per tante cose, per i diritti delle donne, i diritti dei malati.
Sì, adesso, come ho detto prima, c'è più menefreghismo, Esatto. ognuno più egoismo, direi, perché anche la situazione è diversa, uno pensa più a se stesso che agli altri, perché le cose non vanno bene. Se le cose andassero bene, probabilmente si interesserebbe più anche delle cose degli altri. Adesso siamo tutti diventati più egoisti, beh, egoisti per necessità, non so Certo. come dire, per forza di cose. Gianni, la fotografia vuol dire scrivere con la luce oppure per te ha un qualche altro valore più grande? No, la fotografia per me non è scrivere con la luce, ma è scrivere, Scrivere. scrivere semplicemente. Bellissimo. Perché come si scrive un testo, si scrive un racconto con le immagini. È un altro modo di scrivere, non so come dire. Sì. E io ho avuto molti più suggerimenti dalla lettura di libri, che poi ho tramutato in fotografia, che dalle altre arti, dalla pittura, dal cinema, cioè tutto fa cultura, cinema, teatro, musica, libri, tutto fa cultura, ma quello che a me mi ha influenzato di più è i libri, la scrittura. Non so, quando io ero un grande patito di Steinbeck, Faulkner, Tospazos, Hemingway, naturalmente. Quando sono andato in America, ci avevo già in testa le fotografie che avevo voluto fare perché le avevo lette nei libri di testo, no? Fantastica questa cosa, come se la lettura ci, Sì, diciamo, alimenta l'immaginazione certo, e certo. quell'immaginazione noi possiamo Poi andare a la, prenderla. esatto. Io in Francia, io sono un grande lettore di Simenon. Simenon è uno che fa delle descrizioni che tu vedi già i paesi della Francia, la gente della Francia, le ambientazioni della Francia, come sono. E quindi quando vai le conosci già, poi le fotografi, ma è tutto, se non avessi letto quei libri, non ce l'avrei questa idea della Francia. E quindi leggere è molto importante per il fotografo. Questa è una cosa bellissima, mi hai detto Gianni, Se, cioè no, della... servono tutto, serve Esatto. tutto, la cultura in genere. E adesso purtroppo i giovani, secondo me, hanno meno cultura. La sera vanno a bere birra. Una volta probabilmente si stava a casa a vedere un film, a leggere un libro, a sentire musica. Adesso vai, chiacchieri in mezzo alle urla bestiali. E ti ubriachi o non ti ubriachi, pigli droga. Insomma, secondo me c'è una degenerazione terribile della società. Però non vorrei fare il papa No, 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 no. che Questo è giusto, è anche è giusto perché ho questa impressione, l'appartenenza a un'altra però generazione ti dà d'altra un'esperienza visiva parte. differente. D'altra parte, invecchiando si vede le cose in un altro modo. Mio papà criticava mio nonno, Esatto. io criticavo mio padre, i miei figli criticano me. Esatto. E bisogna vedere chi ha Chi ha ragione alla ragione, fine? però è così. Cambiano i punti di vista. Noi anziani chiediamo di avere ragione, i giovani pensano di avere un altro tipo di ragione e il mondo va così. Però, insomma, però secondo me ci sono stati tempi migliori. Come questo fatto di
lamentarsi continuamente di tutto. A tutti i livelli si lamentano, non ci sono soldi, non ci sono case. Ma se avessero vissuto 50 anni fa o 100 anni fa, avremmo fatto la fame, non c'erano case, era un disastro. Forse perché i giovani non hanno vissuto il passato e non hanno visto quello che era il mondo, le guerre, i bombardamenti. Pensano che adesso sia tutto male, ma invece è un paradiso adesso, è un paradiso. L'aria condizionata non ce l'avevamo e avevamo caldo lo stesso. E quindi i vestiti, io mi ricordo da ragazzo. Dovevo mettere le scarpe usate di mio papà e i vestiti di mio papà si portavano dal sarto, si rovesciavano e si adattavano a te. Adesso ci sono centinaia di negozi, scarpe, vestiti, tutti vestiti bene, che sanno che non capiscono che è una fortuna, che è un regalo, non so come dire. Sì, no, cioè, le cose si apprezzano soltanto quando non le abbiamo più. Ecco, esatto. E quanto poi di questo eccesso di cose, quello che posso dire è che alla fine vanno a minare i desideri. Sì. Minando i desideri, mini la Sì, forza di volontà. sì. Una volta le seconde case, non avevamo nemmeno la prima casa. Non avevamo nemmeno la prima casa, adesso abbiamo le seconde case e ci lamentiamo. Abbiamo centinaia di automobili e le vogliamo più grosse, di cilindrata, più veloci, più tutto. E quindi è un mondo che non apprezza quello che ha, secondo me. Non apprezza abbastanza quello che ha. La salute. La salute. Allora mio papà a 55 anni era un vecchio da buttare via. Io ne ho 39 ancora No, no, infatti c'è con nel la senso. medicina. Ci lamentiamo tanto degli Ma ospedali, infatti sono ma cazzo, d'accordo. se a 39 anni sono ancora vivo e vedo, non proprio vegeto, ma insomma Lucido. lucido e vivacchio, vivacchio. Sarei morto se Certo. vivevo nel 40. Mio papà è morto a 60 anni, è un vecchio rincoglionito. E sì, era considerato un vecchio rincoglionito. E quindi siamo fortunati. Sì, Siamo questo fortunati e non apprezziamo abbastanza quello che ne abbiamo. sono sempre stato convinto anch'io dell'essere fortunato perché, cioè, io sono dell'80, Gianni, quindi, cioè, nel senso sono un ragazzino, Sì. E no? poi un'altra cosa dei giovani, che non si apprezza. Quando si è giovani, la salute. Sì. Se tu alla mattina ti svegli e stai bene, anche se ti va tutto storto, e dici oggi una giornata fortunata perché sto bene. E io stesso non l'apprezzavo la salute quando stavo bene. Poi quando ho incominciato a star male, dicevo, mannaggia, una volta stavo meglio. E perché era un altro modo di concepire la vita. Certo, Vabbè. io penso di sì, penso che alla fine tu abbia ragione su questo e penso che questo sia un grandissimo insegnamento che soltanto Sono tanto da vecchi, ti viene è il brutto da dramma. dire, però comunque Sì. soltanto chi ha un Sì, bagaglio di sì, esperienza del sì, sì. genere può darti, perché un ventenne non te lo darà mai, un No. ventenne si sente Certo. immortale.
quando poi ti accorgi, io nel mio piccolo, quando avevo 16 anni, ok, adesso che ho un figlio di 5 mesi, mi accorgo di tutti i pensieri che avevano i babbo nei miei confronti e mi sono detto, basta vedere che poi alla fine c'aveva ragione lui, capito? Sì, è proprio così.